benvenuti ad una nuova puntata del format La Voce della Politica. In studio con noi l'onorevole Sabrina Capozzolo del PD. E benvenuta, onorevole. E parliamo un po' di quelle che sono le problematiche che stanno attanagliando quello che è il nostro territorio, quindi in particolare il Cilento, insomma, che a lei è molto caro perché è originaria di questa terra. E una di queste è sicuramente la viabilità e poi insomma anche l'alluvione che tanti danni ha portato soprattutto nella Piana del Sele, quindi sul territorio di Capaccio. Quindi magari iniziamo proprio dall'alluvione, perché io che ho seguito quel giorno proprio in prima persona, siamo andati con le nostre telecamere ad effettuare le varie perlustrazioni, quindi le riprese, e ho assistito mio malgrado ad una telefonata, che era una telefonata di Matteo Castoro, più che Matteo era la figlia che l'aveva chiamata, quindi per chiedere appunto un interessamento, e quindi lei ha dato la disponibilità a questo, e quindi volevo sapere quali erano, diciamo, come si è evolto, qual è lo stato dell'arte, insomma, rispetto a questa questione. Allora, partiamo dal presupposto che entrambe le situazioni, quindi sia la questione della viabilità che quella del fiume Sele, erano un po' tragedie annunciate, perché diciamo, si era consapevoli per quanto riguarda il Sele che c'erano dei problemi, essendoci state peraltro situazioni in precedenza. Se non sbaglio nel 2010 ci fu un'esondazione talmente disastrosa che causò danni ingenti, non solo ovviamente alle colture, alle famiglie, ma ci furono anche aziende agricole che persero anche capi di bestiame. Quindi diciamo questo fa un po' più rabbia anche alle persone che denunciavano questa cosa già da tempo, tant'è che il comune si era anche allertato in mesi successivi per far presente la questione e chiamare gli enti preposti a fare un intervento. Ora la questione qual è? Che purtroppo ci sono, io quello che ho detto anche quando con il sindaco Vosa si è fatto questo tavolo tecnico dove c'ero anch'io a Salerno, poi sono dovuta andare via In prefettura. in prefettura, sono dovuta andare via per impegni, quello che io ho detto è che non siamo alla ricerca del colpevole, cioè sarebbe ridicolo iniziare una lunga trafila alla ricerca di chi è la colpa. La questione però è che sicuramente ci sono delle competenze specifiche e che quindi ognuno nei limiti delle proprie competenze deve assumersi delle responsabilità. E l'obiettivo del tavolo tecnico era quello di trovare un punto d'incontro e di iniziare un processo attraverso il quale mettere in sicurezza questo fiume, perché non si può continuare ad andare avanti così. C'è qualcuno che dice sì, ma sono le case ad essere costruite al di sotto del letto del fiume. E lì si risponde: sì, saranno anche le case, ma ormai ci sono da tempo, quindi questa non è una C'è da chiedersi anche chi ha giustificazione. dato poi i permessi per la Esatto. Poi costruzione di quelle case, molto lungo, è un insomma, discorso molto complesso. lungo e molto complesso. Sta di fatto che questo fiume Sele va messo ovviamente in sicurezza, si può intervenire sia sugli argini che sulla pulizia del letto del fiume. Ovviamente questo in base non solo a quelle che sono, diciamo, quella che è la quantità del denaro che verrà messo in essere per poter, diciamo, iniziare a mettere questo fiume in sicurezza, ma soprattutto dalla quella che è la facilità. Nel senso, ci sono poi dei problemi anche tecnici e burocratici, perché la nostra Italia è sempre impantanata in questioni burocratiche, come qualcuno ha rilevato il fatto che nell'eventualità si dovesse pulire il letto del fiume e da lì dovessero poi fuoriuscire un materiale specifico che ha bisogno di essere smaltito in una certa maniera. Questo richiederebbe altri soldi per Altri poterlo fondi, certo. smaltire, piuttosto che autorizzazioni nell'eventualità si dovesse andare a scoprire reperti archeologici. Però tutto questo non deve essere, ripeto, una giustificazione, ma bisogna mettersi comunque in allerta per risolvere il problema, altrimenti noi l'anno prossimo ci troviamo nella stessissima situazione. In questo caso i danni ci sono stati, ma rispetto al 2010 sono stati dei danni sicuramente meno rilevanti. Io dal mio punto di vista ho diciamo, fatto presente questa situazione e io l'ho riportata in Parlamento, ho portato in Parlamento la questione del fiume Sele e la questione delle strade, denunciando ovviamente una mancata manutenzione che c'è stata, sia per quanto riguarda la viabilità, sia per quanto riguarda il fiume. La questione è: se si interviene e si previene, ovviamente anche i costi sono ridotti. Se si arriva poi a trovarsi in situazioni di estrema emergenza, ovviamente per poter rimettere la situazione in regola ci vorranno finanziamenti e investimenti sicuramente molto, molto, maggiori. Quindi io ho portato in essere questa cosa in Parlamento, ho sottoscritto un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda la viabilità con
con il Movimento 5 Stelle e per quanto riguarda il fiume Sele, insieme al sindaco Vozza mi sto interessando, abbiamo già avviato la richiesta dei pareri per poter intervenire, in che modo intervenire, quindi avere anche le... Perché in effetti sono stati fatti i primi lavori, la regione ha stanziato 25.000 euro, questi hanno più o meno consentito di creare una sorta di sponda, quindi di rafforzamento là dove c'era stata la falla, però da quanto sono le prime stime occorreranno circa 70.000 euro. Almeno per la messa in sicurezza proprio della sponda dove si è creata la breccia. Quindi effettivamente sono un po' di risorse. Ovviamente ci vogliono queste risorse, perciò dicevo, la manutenzione sicuramente avrebbe portato a un investimento diverso. Ovviamente però il problema c'è, quindi la regione in primis è chiamata a intervenire. Io non giustifico quando si dice che è colpa, che poi ognuno cerca di scaricare il barile sempre sull'altro, quindi la provincia alla regione e la regione al governo. Io credo che sia arrivato il momento di capire come intervenire e in situazioni di emergenza trovare i fondi, perché in situazioni di emergenza vanno trovati e ovviamente mettere a disposizione la quantità di denaro che c'è bisogno, perché non si può, queste sono situazioni sulle quali non si può né fare risparmio né tantomeno perdere tempo, perché comunque siamo ancora a febbraio e potrebbero esserci ulteriori piogge, potremmo ritrovarci di nuovo nella stessa situazione, quindi ci vuole un intervento immediato. La mia disposizione e l'allerta da parte mia è sempre molto alta, continuo a far presente questa cosa anche in Parlamento e continueremo a fare questo, soprattutto a dialogare per quanto riguarda il fiume con l'amministrazione locale e con le istituzioni preposte per, diciamo, mettere in sicurezza e soprattutto tranquillizzare anche coloro che abitano in quelle zone e che hanno investito dei soldi, perché ci sono infatti anche fattorie, diciamo, culture. Proprio questo è il problema. Io ho avuto modo di parlare con alcuni residenti e alcuni addirittura erano molto sfiduciati. C'è stata un'azienda che ha subito danni per 200.000 euro ed era la seconda volta rispetto, come diceva lei, al 2010. Però dal 2010 ad oggi, nonostante tutte quante le richieste, quindi anche la richiesta del Comune per il riconoscimento storico di calamità, di fatto non hanno avuto i fondi, quindi sono anche molto sfiduciati che lo Stato possa in qualche modo venire incontro poi a quelle che sono le loro esigenze, quindi sono sfiduciati anche rispetto a questo che è questo nuovo, diciamo, evento alluvionale, di poter avere i fondi. Cioè il problema poi è questo, certo, che di fatto nonostante le richieste, lo stato di calamità, nonostante tutte queste istanze, sono state fatte, così se non ricordo a mente, un 160 richieste forse, di istanze di danni, no? Denunce di danni, però di fatto forse questi fondi non ci saranno mai. Purtroppo questo è il rischio che si corre, cioè la difficoltà a reperire i fondi di cui si ha bisogno, però ripeto, si farà il possibile perché ciò venga fatto, che soprattutto, ripeto, si possa evitare la ripetizione di questo. Perché poi andare a ovviamente a far in modo che queste persone che hanno subito un danno economico abbiano un loro rientro, che è giusto che sia così, non deve farci perdere di vista che va risolto il problema e quindi va risolto a monte per evitare che ci ritroviamo nella stessa situazione, ripeto, anche fra un mese. E un altro problema che assilla questi territori è quello della viabilità, quindi tantissime frane, tantissimi smottamenti. E ad Agropoli, insomma, questa Cilentana bloccata che sta creando tantissimi disagi. E si è stata creata poi questa alternativa con la SP45, però anche lì sul ponte alla Madonna del Carmine, insomma, c'è stato un cedimento. C'è il divieto per gli automezzi pesanti di non passare, puntualmente passano, quindi anche lì, insomma, forse occorrerebbe intervenire forse in modo più oculato, più intenso. Sì, diciamo che la questione, ripeto, è similare a quella del fiume Sele, la mancanza di manutenzione. Noi sappiamo benissimo che la statale 18 è stata per quasi un anno alternata, e quindi già si sapeva che questa strada era in una situazione di emergenza. Ovviamente le piogge hanno causato talmente tanti danni che a un certo punto ha dovuto assolutamente limitare ogni tipo di accesso a quella zona.
usufruendo per fortuna di un'altra strada che però non è assolutamente in grado nemmeno di sopperire a quello che è il flusso delle macchine e delle persone che vanno a lavorare, che si spostano, degli studenti e di quant'altro. Devono fare dei giri molto più lunghi. Devono fare dei giri molto più lunghi. La questione è che va avviato un processo di dialogo chiaro con le varie istituzioni ai diversi livelli. Ognuno, ripeto, deve assumersi le proprie responsabilità e in casi di emergenza come questi, soprattutto per quanto riguarda il Cilento e non solo, dove noi abbiamo frane ogni giorno, siamo quasi diventati, ci sono paesi che sono isolati, ci sono strade che continuano a franare. L'Altopadore, ad esempio, Roscigno. Continuano a franare, la gente teme ogni volta che passa in determinate strade, magari più limitrofe, di ritrovarsi con un'ennesima frana. Per cui credo che sia anche urgente la messa in atto di un progetto che però non richieda tempi burocratici. Ripeto, siamo in una situazione di emergenza e credo che vada affrontata questa situazione proprio da questo punto di vista. Ci vogliono interventi immediati, vanno trovati i fondi. Io per quanto mi riguarda, purtroppo adesso il governo bisogna un attimo attendere, però abbiamo richiesto al governo una risposta e soprattutto di valutare quale può essere un termine di intervento, le modalità di intervento e l'esigenza di avere questi interventi immediati, perché non si può assolutamente aspettare, e il continuo lasciar sì che gli agenti atmosferici continuino ovviamente per loro natura ad andare avanti senza che queste strade e non solo vengano poi messe in sicurezza, non fa altro che causare altri danni, a volte anche irreversibili, e che richiederanno poi degli investimenti molto molto più grandi rispetto a quelli che avremmo potuto utilizzare in precedenza. Un altro problema è l'ospedale. Di qualche giorno fa si attendeva insomma questa sentenza del TAR, poi hanno chiesto gli avvocati del comune, quindi di Agropoli, hanno chiesto insomma di rivedere la possibile incostituzionalità della legge. Lei crede che effettivamente per l'ospedale si è chiuso, si è consumato l'ultimo atto, o crede che possa in qualche modo la politica fare in modo che il presidio possa riattivarsi? Allora, io credo che sia il dovere della politica quello di fare in modo che questa struttura, peraltro nuova, è una delle poche strutture a norma nella nostra zona, torni ad avere una sua funzionalità. Probabilmente non nella gestione nella totalità di quella che era in precedenza, però cercare sicuramente di far ritornare dei servizi come un pronto soccorso, come un laboratorio analisi, come altri reparti, credo che sia doveroso per una popolazione che è molto molto grande, perché noi non dobbiamo dimenticare che non si tratta solo di Agropoli, ma si tratta ovviamente di tutti i paesi costieri e non solo, che hanno difficoltà a raggiungere altri presidi ospedalieri. Inoltre, una situazione così di emergenza nella quale noi ci troviamo per quanto riguarda la viabilità, si è reso ancora più palese l'utilità e l'urgenza di avere un presidio ospedaliero in quella posizione. Quindi ripeto, credo che sia dovere della politica continuare a lavorare su questa strada, aprire il dialogo con l'ASL e cercare di ripristinare i servizi essenziali che servono alla popolazione di Agropoli e dei paesi limitrofi per garantire quello che è il diritto alla salute, che in questo momento è a rischio. Il sindaco Franco Alfieri di Agropoli ha detto che è sicuramente una battaglia non persa, quindi lui ha anche annunciato che sarà uno dei candidati per le prossime regionali e ha detto se dovesse servire io e fossi effettivamente eletto porterò questa battaglia anche in regione. E tante polemiche ci sono state anche per quanto riguarda quest'ultimo luttuoso incidente che ha visto vittime 4 persone. E proprio Alfieri diceva, se fosse stato aperto l'ospedale non ci possiamo chiaramente mettere la mano sul fuoco, però può darsi che qualche possibilità in più c'era per le vittime. Su questo Squillante ha risposto che era solo strumentalizzazione politica. Lei cosa ne pensa? Penso che tutte le cose hanno sempre due lati.
E che quindi in base ai punti di vista da dove si guardano possono essere interpretati in maniera diversa. C'è da dire che in situazioni di emergenza l'immediatezza dell'intervento può salvare la vita. Quindi probabilmente, ripeto, però non è che noi ne abbiamo una Non garanzia, c'è la però certezza. probabilmente se ci fosse stato un presidio ospedaliero vicino e quindi che avrebbe garantito un intervento immediato, ci sono le probabilità che qualcuno riusciva a salvare la propria vita. Questo ovviamente ha messo più che altro in evidenza che c'è un estremo vuoto territoriale che è totalmente scoperto dal punto di vista della sanità, dell'emergenza sanitaria e che quindi noi ci troviamo in una valle dove per poter raggiungere i primi presidi ospedalieri abbiamo bisogno un minimo di 50-40 minuti. Questo deve farci pensare che se la struttura di Agropoli com'era, magari effettivamente poteva avere dei problemi, comunque non deve farci dimenticare che avere invece un pronto soccorso, quindi avere un primo intervento che non sia quello di smistamento, come è oggi Agropoli, ma un luogo che riesce ad accogliere la persona, a stabilizzarla e poi eventualmente spostarla in base a quella che è la problematica, è un'emergenza ed è una delle cose sulle quali noi dobbiamo batterci, non ci arrendiamo, non ci siamo mai arresi. Quindi continueremo a fare in modo che si riesca a ripristinare questo servizio, minimo questo servizio, perché poi non ci dimentichiamo che ci sono tantissime persone che devono, anche anziani, che devono spostarsi per fare delle terapie che potrebbero fare e facevano da noi e che molte volte non riescono nemmeno a raggiungere altri presidi ospedalieri perché essendo anziani e magari avendo i figli che sono impegnati in attività lavorative, non riescono a poter seguire delle terapie che gli migliorano la vita. Quindi anche un laboratorio analisi o piuttosto altri reparti che garantivano questi servizi e non si tratta qua di reparti con posti letto che quindi richiedono degli ingenti interventi, si tratta semplicemente della capacità di riuscire a cogliere delle problematiche e delle diciamo, questioni sanitarie che fanno parte di questo territorio e riuscire a sopperire a questo, altrimenti noi ci troviamo in una situazione di estrema e continua emergenza, perché ripeto, poi adesso in particolar modo non si può pensare di dover raggiungere Vallo con probabilmente quasi il doppio del tempo. Andare a Battipaglia e poi sono pronto soccorsi che ad oggi hanno anche dichiarato di essere in estrema difficoltà. Sì, Per c'è un cui sovraffollamento c'è un dopo la chiusura di sovraffollamento Agropoli, perché comunque sono anche tanti, Roccanaspide. esatto, sono tanti paesi, c'è cioè un vasto territorio che è rimasto scoperto e noi non possiamo immaginare di lasciare tutto questo peso su altre strutture che hanno, ripeto, palesemente dichiarato di non riuscire a sopperire a questa emergenza. Questo deve farci ovviamente pensare, ci deve continuare a mantenere l'attenzione alta e soprattutto a non farci arrendere e continuare a lavorare perché ciò venga ripristinato. Parliamo anche di quelle che sono le attività più importanti, gli interventi, le iniziative che lei ha fatto come parlamentare. No, io mi sono occupata di diversi argomenti, diciamo per quanto riguarda quelli territoriali, io mi sto occupando delle comunità montane, per cui io sto affrontando la questione delle comunità montane da un punto di vista proprio tecnico e burocratico. Sto valutando e mi sto informando su quello che è stata la trasformazione delle comunità montane nelle unioni dei comuni nelle altre regioni. Questo ovviamente ha salvato non solo le comunità montane come strutture, ma gli stessi operai e soprattutto le comunità montane sono tornate a svolgere dei servizi che sono essenziali per i comuni a cui appartengono. Ad oggi non si sa cosa debbano fare le comunità montane, mentre nelle altre regioni c'è stata, grazie alle regioni ovviamente, quindi alle regioni come istituzione, la voglia e il desiderio di non mandare a casa operai, di ripristinare una forma giuridica di queste comunità montane trasferendole nelle unioni dei comuni e ovviamente per quanto riguarda alcune regioni hanno predisposto dei finanziamenti per mandarle avanti, in altri casi si può pensare con ovviamente l'abolizione delle province di poter spostare delle competenze provinciali direttamente alle unioni dei comuni per poter garantire un'autonomia e un continuo funzionamento e soprattutto la garanzia degli stipendi che vengono percepiti mensilmente da questi dipendenti che si trovano in un'estrema difficoltà perché riescono, diciamo, rimangono con 8, 7, 12 mesi senza stipendio. Quindi, diciamo, di questo mi sto occupando in particolar modo.
avevo già preso contatti con Del Rio, quindi diciamo, l'idea è quello perché io avevo presentato un ordine del giorno dove il governo si impegnava a fare un incontro tecnico con le regioni e le comunità montane, si stava lavorando per questo, ripeto, siamo in un momento di stallo che certo. Ci auguriamo che nel giro di 7 giorni, si possa venga ripristinato per poter continuare a dialogare con il governo e con il ministro preposto per poter effettivamente fare questo incontro e iniziare a lavorare tecnicamente per risolvere il problema. Poi io sono l'unica parlamentare del Partito Democratico che si sta occupando della questione delle sigarette elettroniche, per cui tutte le istanze vengono girate a me, e su quella che è stata la tassazione prevista, che è del 58,5%, e che quindi ha ammazzato questo settore, si sta cercando ovviamente anche da quel punto di vista di dialogare con il governo, di trovare una soluzione, di cercare di migliorare o di limitare questa tassazione, soprattutto dal momento che è stata, diciamo, non solo per quanto riguarda le sigarette elettroniche, ma anche per tutti gli strumenti che vengono utilizzati. Quindi, diciamo, da questo punto di vista mi sto occupando anche di questo, perché poi non ci dimentichiamo che siamo in un momento dove la disoccupazione è in crescita, e queste sono scelte che a volte sembrano veramente fatte al di fuori del sistema, al di fuori della realtà, perché noi ci ritroviamo con 7.000 punti vendita e altrettanti dipendenti, e noi con l'idea di avere un introito economico sulla base di una previsione tassiamo in una maniera così evidente e così grande un nuovo settore, ammazzandolo, per cui non avremo nemmeno la metà di quello che è previsto. Quindi anche questa valutazione economica sulle previsioni, queste valutazioni economiche dove si toccano poi sempre diciamo, la classe media e l'imprenditoria, evidenzia una distanza estrema tra, non dico il governo, ma tra proprio l'analisi della realtà e chi è lì preposto alla gestione. Perché anche quando sentiamo è aumentato il PIL, ci sta, sì, ma parliamo di quella che non è l'economia reale, per cui se tu vai a parlare con un imprenditore e gli dici che c'è stato un aumento, che stiamo migliorando, che la crescita è ripresa, l'imprenditore ci guarda chiedendoci dove, con chi, per chi. Quindi questa è un'estrema esigenza che dal punto di vista dell'economia deve farci ragionare, deve farci capire che probabilmente se noi vogliamo avere un governo che sia politico non possiamo continuare a dare spazio ai tecnici. Il compito della politica è quella di mediare tra il tecnico e la realtà. Il tecnico deve fare 2 più 2 fa 4, il politico deve trovare il modo perché questo 4 ci sia, ma senza che vada a colpire ovviamente i cittadini in maniera indiscriminata. Poi ho sottoscritto una serie di proposte di legge, una delle ultime è quella dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole, perché proprio in un momento come questo, dove vediamo l'ambiente quasi come se la natura si stesse rivoltando nei confronti dell'uomo, credo che sia importante fare in modo che dalle nuove generazioni, quindi dal più piccolo, si comprenda e si rispetti. Esatto, poi delle zone come le nostre, che sono ricche di storia, valorizzare anche l'ambiente. E quindi insieme a un deputato di Scelta Civica è stata presentata questa proposta di legge. Ci sarà la presentazione con la collaborazione di Fare Ambiente, dove presenteremo questa proposta di legge, quindi anche da questo punto di vista si sta continuando a lavorare. Poi c'è la mia proposta di legge invece, che è la mia prima proposta di legge, quindi come se fosse un primo figlio, che è invece sulla tutela di quello che è il mercato, l'imprenditoria del Made in Italy per quanto riguarda il tessile. In realtà qual è il problema? Oggi funziona che chiunque può esportare e importare in Italia delle maglie, dell'abbigliamento, cuoio, qualsiasi cosa, con una semplice dichiarazione che ciò che è stato fatto secondo quelle che sono le norme previste dall'Europa. Una sorta di autocertificazione. Uno si autocertifica. Quando una persona va in un negozio e compra una maglia, se la ritrova nel negozio è certo che ci siano stati dei controlli. Certo. Poi succede che ci sono delle reazioni allergiche con le scarpe piuttosto che con la maglia, e poi ci sono delle reazioni allergiche che non vengono nemmeno dal punto di vista cutaneo, ma c'è una liberazione di queste tossine quotidiana che può andare anche a creare dei problemi di salute interni.
Allora, quella che è la mia proposta di legge, fatta peraltro con la collaborazione dei dirigenti del Ministero della Salute, è quella invece di prevedere che la merce, prima di essere importata in Italia, debba essere controllata, quindi bisogna fare dei controlli non più a campione. Quando una merce arriva in Italia deve essere certificata da laboratori che vengono ovviamente riconosciuti dall'Italia, quindi l'Italia accredita dei laboratori dove il produttore deve andare, il laboratorio garantisce o meno che quel prodotto abbia effettivamente nessun tipo di problema dal punto di vista chimico, e a quel punto non c'è più un'autodichiarazione, ma c'è un controllo da parte di un laboratorio, e quindi la merce, una volta che è entrata in Italia, è effettivamente stata controllata, perché purtroppo poi i controlli alle dogane non possono essere fatti su tutto, quindi vengono fatti a campione. Questo ovviamente migliora senza che ci sia un costo ulteriore per l'Italia, quindi per il nostro paese, ma per garantire la tutela del consumatore. E poi ci sono tantissime altre attività che diciamo, possono seguire peraltro sui social network, su Open Polis che riporta tutte le nostre attività e su quello che è il mio sito, che però è ancora in costruzione, che mi auguro di poter attivare nel mese prossimo, che riporterà quotidianamente e costantemente tutte le attività che si svolgono non solo in Parlamento, quindi dal punto di vista dei provvedimenti che noi affrontiamo, ma anche dal punto di vista della mia attività personale e parlamentare. Siamo quasi nella chiusura di trasmissione, parliamo un po' della politica e delle donne. Quindi, come è cambiata la vita di Sabrina Capozzolo, diciamo, da onorevole? Totalmente. I cambiamenti, diciamo, più importanti. Totalmente e inevitabilmente. Diciamo che la mia giovane età è stata stravolta, nel senso che io ho smesso di essere una giovane donna di 27 anni e oggi sono una persona che ha delle responsabilità e che quindi è quotidianamente sul chi va là ed è continuamente alla ricerca anche di istanze da parte dei territori. Noi siamo dei portavoce, quindi noi abbiamo il dovere di ascoltare, di stare vicino ai cittadini, di riportare, come nei casi appunto della viabilità o del fiume Sele, queste problematiche in Parlamento. Il ruolo del deputato è questo. Il ruolo del deputato è di portavoce, è di canale, è di continuo rapporto con il territorio e soprattutto noi siamo quelli che sono a contatto costante con la realtà. Quindi noi abbiamo anche il dovere di riportare nel palazzo e quindi lì dove le scelte vengono prese, quelle che sono effettivamente le condizioni dei cittadini e quello che è l'impatto evidente dei provvedimenti e delle scelte che vengono fatte sul cittadino comune, ovviamente. Per cui diciamo è cambiata completamente, sono continuamente con una valigia appresso, perché io sto a Roma durante la settimana, scendo il weekend quasi sempre, a meno che non ci sono degli impegni istituzionali che me lo impediscono, perché appunto io amo girare e diciamo confrontarmi. Peraltro io devo anche farmi conoscere, perché essendo così giovane non tutti mi conoscono. E da giovane donna parlamentare ovviamente combatto con il pregiudizio che c'è, diciamo, a prescindere in tutti i settori, ancor più un settore come questo della politica, è evidente. Le mie colleghe donne vengono spesso attaccate, la nostra... C'è complicità o meno poi con le altre parlamentari? Dipende, ma io sono molto onesta, non credo nella... questo fatto che molte volte si lavora, no? le donne insieme, io vedo che spesso le donne sono le peggiori nemiche di loro stesse, però ci sono delle donne con le quali si riesce a lavorare bene e si fanno grandi cose, però c'è anche grande difficoltà perché c'è molta più competizione tra donna e donna che tra uomo e donna. Poi ripeto, c'è questo pregiudizio, ci sono mie colleghe che vengono continuamente attaccate, noi abbiamo Maria Elena Boschi che è stata definita la giaguara, cioè sempre perché le donne, il primo impatto è che la donna è la bella, è magari anche un po' quella che ha poca intelligenza, che magari non è lì per meriti ma è lì per lo Spirito Santo, diciamo che noi lavoriamo anche per dimostrare e scardinare quest'idea. Quindi noi dobbiamo lavorare per fare qualcosa, dobbiamo lavorare per dimostrare che siamo in grado di saperlo fare, però io tutto questo, io sono abituata sempre a vedere tutte le cose, diciamo, in positivo, quindi io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. E credo che questo sia uno stimolo per noi, uno sprono per continuare a svegliarci la mattina e avere un motivo in più, perché dobbiamo dimostrare a noi stessi e agli altri che siamo in grado di contribuire al miglioramento di questo paese e fare nel nostro piccolo quello che c'è possibile, e per
magari un giorno raccogliere anche i frutti del nostro impegno, che non sarà sicuramente domani, ma diciamo mettere il seme è sempre l'inizio. Io ringrazio l'onorevole che ha partecipato al format La Voce della Politica e telespettatori do appuntamento alla prossima.